tutti, oggi sono qua per condividere con voi una sorta di TBR molto molto vergognosa, perché infatti vi mostrerò tutti i libri che ho iniziato negli ultimi mesi e che non ho portato a termine ancora, però, perché sono in realtà dei libri che vorrei terminare di leggere, ma per un motivo o per un altro li ho abbandonati a un certo punto. Il primo della pila è un mattone e non è nemmeno l'unico mattone di questa pila e si tratta della saga dei Melrose. Questo tomone l'avevo recuperato all'usato, pagato 9 euro invece che 18, ed era un libro che puntavo da un sacco di tempo, soprattutto da quando hanno fatto la serie su Sky. E tra parentesi devo ancora vedere, ma mi incuriosisce molto proprio perché il protagonista, Patrick Melrose, viene interpretato da Benedict Cumberbatch. Allora, questo librone conta 900 pagine ed è una raccolta in realtà di 5 romanzi. Io ho letto per ora i primi due, ovvero Non importa e Cattive notizie. Non ho fisicamente letto il libro, ma ho ascoltato l'audiolibro su Storytel. Non mi hanno fatto impazzire, devo essere sincera, quindi probabilmente per questo motivo che ancora non ho terminato la lettura, insomma, degli altri romanzi. Diciamo che per alcuni aspetti trovo molto interessante la storia, soprattutto per il personaggio del protagonista, perché comunque è un uomo, almeno nel secondo libro lo vediamo uomo, nel primo è ancora un bambino che ha avuto, diciamo, un'infanzia un po' difficile, particolare, soprattutto il rapporto con il padre è abbastanza turbolento, e da grande inizia a diventare dipendente dalle droghe. Quindi è una storia che parla, diciamo, di famiglia, ma anche soprattutto di dipendenze. Questi aspetti mi affascinano moltissimo. Però per i miei gusti la storia è un po' lenta, un po' statica, non succede chissà che cosa. Voglio sicuramente terminare questo libro, magari quando usciranno, forse è già uscito Speranza come audiolibro, non lo so, magari recupererò gli audiolibri in modo che questi momenti un po' più morti mi risultino meno difficoltosi da affrontare attraverso appunto l'ascolto. Un altro libro di una grandezza non indifferente è La Musa degli Incubi di Lini Taylor, secondo e ultimo volume della duologia Il Sognatore. Il Sognatore l'anno scorso mi era piaciuto da morire e io non vedevo l'ora che arrivasse questo libro qua, insomma, che mi è arrivato proprio poco prima di San Valentino, se non sbaglio, quindi già a febbraio. Io mi sono precipitata subito a leggerlo, ho ancora il segnalibro qua, ma non l'ho terminato. Probabilmente perché quando l'ho iniziato appunto era più forte la voglia di scoprire che cosa sarebbe successo nel seguito. Nel momento in cui l'ho iniziato l'ho visto talmente tanto sui social, talmente tanto spinto e bombardato, che mi è passata completamente la voglia di leggerlo. Cioè proprio avevo la nausea a vedere questo libro in giro, quindi lo so che è un aspetto magari un po' superficiale e sbaglio a farmi frenare da queste cose, però quando vedo un titolo così tanto spinto che tutti ne parlano nello stesso modo, ne ho la nausea e cerco di distanziarmi il più possibile, anche se comunque voglio leggere questo libro, voglio sapere come continua, perché Il Sognatore mi era piaciuto tantissimo. Magari vi lascio la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. È un fantasy secondo me molto molto bello, coinvolgente, e soprattutto secondo me lancia tanti messaggi belli sulla discriminazione, sull'accettare la diversità, quindi voglio leggerlo, speriamo mi ritorni la voglia presto. Ultimo tomone che vi farò vedere in questo video è l'Iliade. Sì, ebbene sì, avevo iniziato l'Iliade sempre quest'inverno, sempre a febbraio se non sbaglio, perché avevo letto La Canzone di Achille e non mi ricordo che cos'altro, avevo letto qualche cos'altro sempre sulla Grecia, forse Cassandra di Christa Wolfe, e quindi mi era ripresa questa grande passione verso l'antica Grecia. E niente, anche questo libro l'avevo trovato all'usato, pagato 7,50 euro, in realtà mi hanno scalato 3 euro, quindi 4,50 euro, tra l'altro in un'edizione che mi è stata fortemente consigliata insomma dal mio compagno, quindi mi sono fiondata subito a leggerlo, ma in realtà mi sono fermata dopo il secondo libro. Anche qui non per mancanza di interesse, probabilmente per mancanza di tempo, era una lettura che tenevo sul comodino, quindi la leggevo ogni tanto la sera, ma in realtà la sera è l'unico momento che ho disponibile per leggere, quindi intanto si stavano accumulando altri libri che avevo tantissima voglia di leggere, quindi è passato in secondo piano. Voglio assolutamente
riprenderlo e terminarlo, magari non nell'immediato, ma nell'anno nuovo, magari sempre in inverno, gennaio-febbraio, non lo so. È un mio grande obiettivo, però, continuare a leggerlo. Altro libro che ho iniziato e mi vergogno molto a dire, non ho ancora terminato, è La notte dell'uccisione del maiale di Sabo Magda. Questo mi era stato inviato dalla casa editrice, e anche in questo caso, appena arrivato, ho iniziato subito a leggerlo. Il problema è che cercherò di essere breve a riguardo, questa era la scrittrice preferita di mia nonna, e nel periodo in cui mi è arrivato e ho iniziato a leggerlo, mia nonna è venuta a mancare e ho sviluppato una sorta di blocco verso inizialmente proprio anche la lingua ungherese, perché mia nonna era ormai l'unica persona con cui parlavo in ungherese, e ho ripreso e riabbandonato più volte questo libro, non per mancanza di interesse nella storia, ma proprio perché sentivo di avere questo blocco anche nei confronti di qualunque cosa mi ricordasse mia nonna. Era molto difficile per me rimanere oggettiva e non cadere nell'emotività, e ho preferito semplicemente accantonarlo per un momento. Penso che lo ricomincerò da capo, nonostante io abbia letto già 70 pagine di questo libro, proprio perché non voglio continuare dal punto in cui mi sono fermata, sapendo quello che è successo, sapendo anche lo stato in cui ero. Si tratta di una saga familiare ambientata a Debrecen, se non sbaglio. Esatto, negli anni 50. Da quello che ho letto fino adesso, ogni capitolo è raccontato da un punto di vista differente e la storia si svolge tutto nell'arco di, diciamo, di una giornata. Quindi si parla proprio di famiglia da diversi punti di vista, ma anche del periodo della guerra. Sicuramente è una storia interessante, uno dei libri, diciamo, più importanti di questa scrittrice, quindi spero entro la fine dell'anno di ricominciarlo e leggerlo con una, diciamo, visione totalmente diversa. Oh, libro che ho iniziato poco prima di Mare di Libri è La voce delle ombre di Frances Hardinge. Anche questo l'avevo recuperato usato, non ho più l'etichetta. Tra l'altro dentro ho ancora i fogli del video che ho fatto assieme ad Arianna proprio a Mare di Libri. Veniva 17 euro, io l'ho pagato la metà. Allora, avevo iniziato questo libro e ero arrivata anche a pagina 107, quindi al secondo libro, seconda parte, sì, seconda parte. Mi stava piacendo abbastanza, l'avevo iniziato a leggere. Ah, questa ho anche la dedica dell'autrice. L'avevo iniziato a leggere proprio perché a Mare di Libri c'è stato l'incontro con l'autrice. Ho letto L'albero delle bugie in prestito digitale e poi avevo recuperato questo libro proprio perché l'avevo trovato all'usato. Si tratta di una storia abbastanza cupa, un fantasy. La protagonista è molto molto giovane, è in grado di vedere tipo i fantasmi, gli spiriti. È una cosa molto molto particolare. Però le creerà tante difficoltà, insomma. Una cosa che ho notato leggendo anche L'albero delle bugie è che le protagoniste, nonostante la giovane età, insomma, nelle storie di questa scrittrice tendono ad avere veramente delle situazioni molto complicate, sia in famiglia che, diciamo, nel rapporto con le altre persone. Sono però, nonostante appunto siano delle ragazzine, molto forti, o comunque nel loro percorso di crescita acquisteranno una certa forza e da un certo punto di vista anche indipendenza. Questa storia, come nel caso dell'albero delle bugie, è ambientato comunque in un periodo abbastanza lontano dal nostro, nel passato, in cui quindi le donne non avevano gli stessi diritti, le stesse libertà che hanno oggi, a maggior ragione delle ragazzine. Quindi è curioso vedere anche questo tipo di approccio al di là dell'aspetto, diciamo, fantasy. Perché l'ho abbandonato? Perché non sono riuscita a finirlo prima di Mare di Libri, prima dell'incontro con l'autrice, e è brutto da dire, ma ho perso interesse nella storia perché sentivo di non doverlo più leggere subito per appunto prepararmi, diciamo, all'incontro con l'autrice, quindi è passato in secondo piano. E purtroppo, tra virgolette, finito nel dimenticatoio, nel senso che l'ho appoggiato sullo scaffale e poi ho continuato a leggere altre cose e rimandavo sempre la lettura di questo libro qua, nonostante lo avessi iniziato e nonostante mi stesse piacendo abbastanza. Spero di terminarlo entro la fine dell'anno. Io faccio questo video soprattutto per dirmi: ok, hai fatto vedere al mondo, tra virgolette, hai fatto vedere comunque a tot persone i tuoi libri della vergogna.
per non continuare a vergognarti di questi libri dovrai terminarli, altrimenti ti porterai addosso, insomma, questa sensazione, no? Quindi io questo video lo faccio anche per questo motivo qua, per invogliarmi, incentivarmi a terminare i libri che ho iniziato e ancora non terminato, perché a lungo andare diventa un cattivo vizio per me, me ne rendo conto. Tendo molto ad andare a sentimento con le letture, quindi se c'è qualche cosa che mi ispira di più di un'altra, anche se ho già qualcosa in lettura, abbandono e comincio. Purtroppo sono molto istintiva su questo punto di vista. Per fortuna siamo giunti all'ultimo libro, che è La macchina della felicità di Kate Williams. Anche questo mi era stato inviato dalla casa editrice, mi incuriosiva da morire perché si ispira un po' a Black Mirror. La protagonista ha a che fare con questa macchina della felicità che analizza un po' le persone e, tra virgolette, dice loro che cosa fare per essere felici. Magari devono amputarsi un dito, mangiare dei mandarini, cose di questo genere. Quindi è ambientato in un ipotetico futuro, diciamo. E le premesse della storia sono molto interessanti. Io mi sono fermata in realtà a pagina 50 perché speravo fosse un po' più coinvolgente. Stavo trovando la storia un po' lenta, non stava succedendo granché, forse mi aspettavo, non dico più azione, però qualcosa in più fin da subito. Io ho un po' questo problema, che se una storia non mi prende da subito faccio fatica a continuarla. Però anche in questo caso, appunto, poi è arrivato qualcosa che mi incuriosiva di più e quindi l'ho accantonato. In realtà voglio continuarlo perché 50 pagine non bastano per capire se una storia mi possa piacere oppure no. Devo terminarlo per farmi una vera e propria opinione o almeno arrivare quasi alla fine. Diciamo che il mio obiettivo con questo libro è terminarlo entro il mese di settembre. Voglio assolutamente finirlo perché voglio farci comunque una recensione, voglio darvi un parere visto che ve l'avevo mostrato, eravate molto entusiasti anche voi di questo libro, incuriosiva anche voi per le tematiche comunque molto attuali, risvolto un po', diciamo, fantascientifico. Entro il mese devo assolutamente finirlo, anche perché non è lunghissimo come libro, sono 260 pagine, io appunto ne ho lette già una cinquantina, dai, poco più di 200 pagine, devo riuscire a incastrarle in qualche modo. E niente, adesso non ho più scuse perché vi ho mostrato la mia pila della vergogna, di tutti i libri che ho iniziato negli ultimi mesi che ancora non ho terminato. Spero di riuscire a trovare il coraggio di pubblicare questo video, perché in questo momento la vergogna è tanta. Sciocchezze a parte, ora è il vostro turno. Qui sotto nei commenti fatemi sapere almeno un libro che avete iniziato e poi abbandonato, per un motivo o per un altro. Poi, se avete voglia, raccontatemi, almeno mi fate compagnia e non mi fate sentire sola. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!